Dazon Talks. Fa freddo, ma ci sono le zanzare. Ancora, eh sì, beh, quel momento dell'anno lì. Ma è incredibile, però. Lo so, ma chissà se fa freddo a Cremona. Fa freddo a Cremona? Ciao Leo! Leonardo Sernicola con noi, Buon il pomeriggio. primo gol della Cremonese dopo 27 anni in Serie A. Ciao a tutti, è una grande emozione. È stato figo. Fighissimo. Ma chi è che hai che ti suggerisce? Cioè, non va bene. Cioè, non è che Subito ti abbiamo beccato. come a scuola, com'è che si chiama la didattica a distanza, dove adesso fai l'esame, ma ti suggerisce la mamma le verifiche. E non va bene, guarda che ti sgamiamo subito. Ma com'è stato? Era infiammato lo Zini, c'è stato un momento. No, ma ti dico, non ci credo ancora adesso, cioè è stato un gol assurdo e poi sotto la curva allo Zini è stato qualcosa di indimenticabile. Poi c'erano i miei in tribuna, Ah, sì. Lo veramente emozione doppia, guarda. non brutto, eh. rifà 10 volte. Quante volte ti viene se lo fai altre 10 volte? Mamma mia. Una volta ogni 100 è la media. Ragazzi, scriveteci le curiosità, cioè non solo le nostre, io e lui ne abbiamo una marea, alcune non so neanche se vi interessano, però quelle che ci interessano sicuramente sono le vostre. Scrivete sotto, nei commenti e noi le pigniamo, Pinniamo, va così si bene. dice. E poi le giriamo a Leo, comunque parliamo un po' di diverse cose. Per esempio, FR08 ti chiede già di che città sei. Mi pare un buon Bella, inizio bella, anche. bella, bella, bella. Allora, sì, sono di un paesino in provincia di Viterbo, Civita Castellana, e quindi niente, appena posso torno a casa, e ho tutti i miei amici, la mia famiglia là, quindi appena posso torno. Allora, sai che Civita Castellana ha 15.000 abitanti. Due di Sì. questi sono lui e Alessandro Tuja. E mi ha detto, c'è un detto che racconta cosa si fa a Civita Castellana. Si Sentiamo. mangia, eh sì? Non lo so neanch'io. vabbè, non si può dire il dopo, però No, insomma, ma dicelo. no, non si Vabbè, può, dillo non in un si modo può. politico. Si mangia e poi quando mangi dopo vai in bagno e Ah, fai ok, si quello. mangia, si va in bagno. Ma Esatto. lì Sì, è per dire che non, evidentemente. per dire che c'è poca roba. Non lo so, cosa Cosa si vuol dire fa? sta cosa? Ah, ho capito, perché ci sono comunque i sanitari da noi, e ci sono parecchie fabbriche di sanitari. C'è la ceramica a La Barso, ceramica, una sì. ceramica famosissima. Ah, ok. Vabbè, per il resto è un bel posto. Ma ti dico, sì, carino. Gli aspetti positivi è che stai vicino a Roma, quindi appena puoi, con 50 minuti di macchina stai a Roma, e quindi quello è comodo. Però sì, più che altro è il valore affettivo che ho del posto, quindi Certo. tornare proprio a casa, ecco. Ma tu hai iniziato poi con la Ternana e t'ho stalkerato su Instagram e hai postato due cose che mi hanno fatto molto ridere quando eri un pischello. Tu sei del 97, quindi 25 anni, qualche anno fa all'inizio di Instagram. Hai postato Pirlo, un gol su punizione di Pirlo e una foto di, tieniti forte, Raul Meireles. Ma come mai facevi il CC, il centrocampista? Diciamo che nella mia carriera ho fatto un po' tutti i ruoli. A Terni facevo centrocampista centrale, quindi mi piacevano questi due giocatori. E a quell'età avevo pubblicato foto, video, ero innamorato sia di Pirlo che di Raul Meireles. Segui ancora il Real Madrid? Tifi ancora? Avevo letto che ti Real. piaceva il Real. No, vabbè, sì, certo, assolutamente. Bufala. No, ma l'ha detto lui quando era alla No, squadra. sta negando. No, no, sì. Ah, giusto, è vero, in intervista, sì, vabbè, la squadra dei sogni, diciamo, dai. Cioè, se tu dovessi proprio sparare un sogno, diresti. Real Madrid credo sia al top in assoluto. Cioè, immaginati il tuo ingresso in campo al Bernabeu, come sarebbe? Con la presentazione riusciresti a palleggiare, Mamma tipo. mia, la palla mi finisce a destra e a sinistra, la controllo. Però tu a livello di ambidestria, se si può dire in italiano, Bravissimo. sei messo bene, no? Perché hai giocato tanto a sinistra. Sì, ti dico, per alcuni aspetti mi piace giocare anche di più a sinistra, è un ruolo che amo, giocare a sinistra e vabbè, allo stesso tempo anche a destra, quindi diciamo che è stato un punto mio di forza fino a questo momento. A me viene in mente Spinazzola, ma hai dei modelli così anche al di là del Real Madrid, al di là dei centrocampisti centrali più concreti? Ti dico, il mio idolo in questo momento è Alexander Arnold del Liverpool,
Bello. Ho la maglia in camera, quindi ogni mattina mi sveglio e lo vedo là, e diciamo che è uno stimolo. Ma facciamo un modo di metterli in contatto. Infatti, ma arriviamoci ad Alexander Arnold, sono mica difficile. Cioè, li facciamo incontrare e spieghiamo che il primo gol della Cremonese in ala ha segnato uno che ha in camera la sua maglietta tipo Santino, quindi. Sì, esatto. Ma è una storia bellissima. Scusa, non hai un amico che gioca in Inghilterra? Non possiamo arrivarci così. No, non conosco nessuno, ti dico la verità. Facciamo una promessa. Scusa. Cioè, dici c'è una Arthur, cosa. Adesso Arthur è lì. Facciamo un obiettivo. C'è Scamacca eventualmente. C'è Scamacca. Lo incrocerà in campo. Cioè, facciamo così. Sì, magari. Sarebbe un sogno. Dacci un tuo obiettivo personale, se lo raggiungi ti promettiamo io e Barso che ti facciamo conoscere Alexander Arno. Obiettivo personale 5 gol quest'anno. Oh, 5. L'ha detto, Però bella. Va bene, se ne fai 5 ti facciamo 5 conoscere gol. Alexander, come se avessimo questo potere. Vabbè, ma ci proviamo. Cioè, spendiamo le nostre ferie delle prossime estate per fare questo, cioè proviamo a incastrare il tutto. Ma vi salvate? Speriamo, stiamo lottando e speriamo di farcela, ecco. È un nostro obiettivo. Che tra l'altro è una domanda che fa Nicolò Falchi, e quindi ha già risposto, parla più di carte per salvarvi, cioè ti chiedo, da dentro, mettiamola così, ci sono le potenzialità che vedi e quali sono secondo te? Quali sono i vostri punti di forza? Sì, dai. Secondo me sì, siamo tanti ragazzi nuovi, tanti ragazzi che vengono da altre nazioni, quindi stiamo cercando di amalgamarci, di creare quell'alchimia giusta che secondo me fa la differenza in questa categoria, perché ci sono le squadre con top giocatori che magari decidono in una giocata, ti creano un assist, un gol, quindi noi secondo me dobbiamo creare quell'alchimia che piano piano la stiamo creando. Quindi ci vorrà del tempo, ma ce la stiamo mettendo tutta. Lo vogliamo aprire adesso il capitolo Alvini? Dimmi tu, se no me lo tengo. È il momento. Ha parlato di alchimia, robe. Curiosisce molto Alvini. È troppo divertente. Sì. Ci stiamo trovando benissimo. E quindi niente, lo seguiamo appieno e stiamo cercando di fare del nostro meglio, ecco. Ma come? Ma dici un aneddoto che... raccontabile, però che magari non è uscito, cioè per darci un po' il senso del personaggio. No, aneddoti particolari, nel senso è un mister che ci tiene sempre sul pezzo, si fa sentire, quindi è più che altro quello, ecco. Cioè, allenamento si ride oppure tutti seri? Quale dei due stereotipi? No, ma secondo me alterniamo, perché c'è, cioè, magari vicino alla partita ci fa stare sul pezzo. Vuole assolutamente nessuno fuori posto, ecco, e quindi secondo me questo è un aspetto positivo, perché così prepari bene la partita, stai concentrato, De Hai detto c'è momenti in cui si ride, in cui si sta seri. Lui però, ai giocatori che entrano in campo, e dimmi se lo fa anche con voi, chiede, entra sorridendo, proprio lì, e gli alza le labbra, perché li vuole sorridenti i giocatori che entrano. Così era la Reggiana 2 anni fa, era anche l'anno scorso al Perugia, e ti chiedo se lo fa anche quest'anno alla Cremonese. noi per ora non l'ha mai fatto. È una cosa incredibile. Chiede al giocatore che entra Sì, di entrare atteggiamento positivo. sorridendo. Per ora non l'ha mai fatto, non la sapevo questa cosa. Però trovi invece questa cosa di positività dell'ambiente? Cioè, ci Sì, tiene l'ambiente? assolutamente. È un ambiente positivo, secondo me si lavora bene, stiamo bene. Ma fa ancora, come dire, autocelebrazione a metà secondo tempo? Cioè inizia a dire, siamo bravi, siamo forti, dai, dai. Ti dico, per ora no. T'hanno parlato di un altro No, ma l'ho allenatore. sentito io, facevo portocampo alla Reggiana, me lo ricordo, anche l'anno scorso a Perugia. No, però No, si stimola, nel senso cerca di trovare i punti su cui battere per mandarci in campo al secondo tempo e continuare a fare una grande partita o reagire. Questo sì. ti faccio un po' di domande da YouTube, così. Beh, intanto ti chiedono, scusa, pinnata quella di Gabriele. Ciao Leonardo, ti volevo chiedere come mai hai scelto la maglia numero 17. Iniziamo da questa. Ma il numero 17 me l'ha consigliato mio padre mentre stavo andando a Matera in viaggio, stavamo in viaggio e erano rimasti dei numeri perché sono arrivato a fine mercato
E lui mi ha detto: guarda, prendi il 17. Da lì ho iniziato la trafila con il 17, un numero a cui sono legatissimo. Tra l'altro a Matera hai giocato con Di Lorenzo, vero? Sì. Ma era il tuo titolare o giocavi a sinistra? No, allora lui ha fatto la prima partita, poi è andato ad Empoli, quindi l'ho conosciuto una settimana, 10 giorni così, però si vedeva subito il giocatore che è uno dei più forti nel suo ruolo in questo momento. Una partita fatta a Matera. Sì, una partita, poi è andato via ad Empoli, l'ha comprato l'Empoli e poi ha vinto il campionato lo stesso anno. Quindi sì, abbiamo giocato Lui. la settimana insieme, ecco. Qual è il giocatore più forte in Serie A e qual è il compagno di squadra più simpatico? Due domande. Allora, in Serie A secondo me l'abbiamo affrontato domenica, Milinkovic-Savic, secondo Madonna, che me in partita ha questo momento. fatto! Mamma mia, Come? che partita ha fatto! No, no, qualcosa di incredibile, cioè giocava tutto di suola, un tocco, due tocchi, faceva i veli per i compagni, una cosa. A un certo punto mi Ha pare tutto che sei. quello che è difficile da spiegare, senza senso. Per passaggio a se stesso di Yusai è diventato, no? Esatto, sì. Lui ha velato per chiudere il triangolo, ha velato, incredibile. Ma dimmi una roba, cioè Scusa, tu. scusa, l'ho interrotto, scusaci, vai avanti. No, sì, no, no, tranquillo. No, dicevo, lui in questo momento è il più forte che ho incontrato nella mia carriera. È stato, mamma mia, qualcosa di allucinante. Ci fai un'espressione che fai tu in campo da avversario? Cioè quando vedi quel. Uno forte. Proprio lo fai in campo, cioè. No, sì, mi capita, cioè con Milinkovic quando ho visto quei giocatori ho detto miseria, ho detto, beh, sono rimasto concentrato nella partita, ma lì per lì ho detto porca miseria, capito? Compagno di squadra più simpatico? Compagno di squadra più simpatico ti dico Zanimacchia perché è un matto scatenato e dall'anno scorso che stiamo tutti i giorni insieme, siamo andati anche in vacanza insieme, quindi c'è un bel legame, anche le fidanzate vanno d'accordissimo, sono amiche, quindi Le ho viste in un video di promozione della Cremonese che sono lì che chiacchierano. Sì, quindi ho trovato un bel compagno di La viaggio. roba più assurda che ha fatto Zanimacchia nello spogliatoio. No, non si può dire. Ma dai, ma come? Vabbè, è Turcora là. Dai, No, come ho non fatto si può io. Come ha fatto lui con i sanitari. dire. No, cioè, matto, ma proprio matto. Una cosa inspiegabile. La seconda. Dai, No. due. La seconda, perché me ne è venuta una proprio estrema, quindi che non si. Ho capito. Io quella voglio sapere. No, diciamo che c'è uno che proprio ti rompe le scatole fino all'esaurimento, finché non gli rispondi male e ci finisci. Calcola, ti dico questa, l'anno scorso stavo facendo le flessioni e da dietro mi ha tirato una cosa dietro la testa. No, ma sono impazzito, perché così ti stuzzica tutto il tempo. Certo, gli ho tirato il roll per fare gli addominali. Per farti capire che personaggio è, tutto il giorno sta là che ti tartassa, ti rompe le scatole finché non impazzisci. Beh, l'abbiamo sentito adesso su Toronto Little Esatto, è Italy. Balotelli, mi viene in mente che lancia i telefoni Esatto. sulle tibie, quindi una cosa Sì, così. che è una tecnica che insegneranno a Coverciano, immagino. Cioè, l'allenatore dice a un giocatore: ah, vai a stuzzicare sempre i tuoi compagni, così li tieni sul pezzo. Senti, hai Sicuramente. citato la tua ragazza che si chiama Stella, vero? Sì. Oddio, cosa vuoi No, chiedermi? niente. Volevo solo far vedere che Ma avevo che cosa studiato. fa? Vabbè. No, come va, come non va, non lo so. La vita di Di Conte. Conte. Benissimo, sì. Sono 4 anni che siamo fidanzati Ah, un sacco. e quindi sì, da parecchio. Diciamo che viviamo perché lei è di Sassuolo, quindi appena può viene e quasi tutti i giorni sta da me. Poi lavora a Bologna, quindi diciamo che siamo molto vicini, quindi non c'è problema per questo. Bello. E da casa volevano No, se... chiederti Vai. Tutti... come erano i momenti di tensione il giorno prima di una partita, cioè come li affronti, che è una curiosità interessante, credo. Mark. Allora, sì, dico, io li affronto cercando di rimanere più rilassato, più tranquillo possibile, faccio tantissime respirazioni, meditazione per rimanere tranquillo, perché secondo me sia in Serie A che in Serie B c'è quella tensione, si crea che prima della partita la troppa tensione secondo me non fa mai bene. Quindi cerco di rilassarmi, di trovare la giusta tranquillità, riposare bene e secondo me sono cose fondamentali. Meditazione, ma proprio mediti.
Sì, meditazione, ma negli anni, ogni anno miglioro e cerco di migliorare. Migliori nella meditazione. Sì, certo. Ma la fai più mattina, più sera? No, diciamo la mattina appena mi sveglio, poi magari la sera prima della partita, se mi sento un po' più agitato, però quasi sempre la faccio prima di dormire, almeno dormo tranquillo e sereno. Posto che so che sono che magari cose, non so, personali, eccetera, però per raccontare la meditazione, perché sai, non è scontato, no? Meditazione può essere qualsiasi cosa in realtà. Cioè, la tua meditazione ce la puoi raccontare? Cioè, com'è? Come funziona? No, ma la mia meditazione è molto semplice, nel senso mi concentro sul respiro, e magari faccio tre in, quindi tre ispiro, sei espiro se mi sento più agitato, e invece magari per concentrarmi faccio tre tre e tre riposo, che si chiama triangolo. E, diciamo, ci sono varie tecniche, nel momento più opportuno utilizzo quella che secondo me è migliore. Chi te l'ha insegnato? Diciamo, un preparatore, chiamiamolo così, che mi segue da sempre, e quindi niente, faccio un sacco di lavori con lui. Capito, Barso? Va forte adesso meditazione. L'anno scorso c'è stato tutto il filone del Ciolito che diceva medito, ho iniziato a meditare, mi trovo molto meglio. Tu hai iniziato? Io ci sono passato, l'ho un po' mollata adesso. Vabbè. Inconsistente. No, però sicuramente ha dei benefici importanti. Cosa gli chiediamo? Un giocatore con cui vuoi scambiare la maglia quest'anno? Bella, bella, Bello, bella, 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 dov'è? bella. Dov'è? Quest'anno Di Lorenzo col Napoli. Ah, beh, cioè, Vedo tra l'ora, poco sì. Cremonese-Napoli, tra l'altro. Tra poco, Ma vi quindi. sentite? No, gli ho fatto gli auguri per il compleanno, però vabbè. Ho Non ti ha scritto, risposto. gli ho mandato un messaggio. Sì. Sì. No, poi gli ho mandato un messaggio quando è andato via da Matera, e niente, ho fatto l'in bocca al lupo per la stagione con l'Empoli, e poi era stato un esempio già in quella settimana, per lavoro, per il professionista che è, lo stimo tantissimo. Ma quel Rottweiler che c'è sul tuo Instagram, c'è ancora? Ah, Purtroppo mi dispiace. no, sì, ci sono cresciuto, si chiama Camilla, Bellissima. è uno spettacolo. E adesso però adesso ho un corso, si chiama Ciro, sì, Ciro, bello. grandissimo, ha già una testa enorme, Quanto ha? ha 5 anni, 5 anni, Ah, ok, grande già. sì, è grande. Ma senti, volevo sapere un po' com'è Leo, fuori dal campo, perché mi ha raccontato che tu volevi fare anche lo speaker quando eri alla SPAL. Sei uno molto estroverso, no? Cioè. Ma ti dico, con i miei amici sono sì, diciamo, mi piace scherzare, mi piace sempre ridere, affronto così la vita sempre con serenità e felicità, quindi sono così, molto, molto leggero, vivo a tratti un po' nel mio mondo, nel senso amo stare tranquillo, sereno, non voglio discussioni, non mi piace litigare, sono un ragazzo molto solare, ecco. Ti chiedono anche se è più difficile la serie C o la serie B, e poi un altro in un'altra domanda ti chiedeva cosa cambia tra serie B e serie A. Quindi se ci fai uno Ah, ok. spettro. Io sono dell'idea che le categorie sono tutte molto difficili, perché la C ha le sue difficoltà, stessa cosa la serie B, però ti rendi conto in serie A che giochi veramente contro alcuni che io dico fanno un altro sport, nel senso che se non stai concentrato al 100%, gli lasci mezzo centimetro, ti segnano, cosa che magari in serie C, in serie B. E un minimo hai quell'errore magari che ti puoi permettere, che magari sbagliano in Serie A, secondo me no, non puoi Okay. In permettere. Serie A, qualità top, non puoi sbagliare, non hai margine d'errore. Assolutamente, devi fare una partita. Infatti, quando finisco le partite, cioè, mi ci vogliono 2 giorni per recuperare in Serie A, proprio a livello mentale, cioè, ti porta via tantissimo, sia a livello fisico che a livello mentale, proprio ti ammazza. Tra Infatti B e era C? quello. Tra B e C ti dico, sono categorie difficilissime, però non sono la Serie A, ecco. Anche se ci sono giocatori di talento in Serie C,
che ho conosciuto che magari potevano fare una carriera molto migliore e magari si sono accontentati. Così. Guarda cosa ci ha pinnato il social media manager. Dazon, mettetevi d'accordo con lui per un'esultanza dedicata al prossimo gol. Questo è un grande classico. Peso. Cioè, il classico di Dazon Talks. A parte che ne deve far 5. Sì, deve far 5, però non è neanche un centravanti. Magari quando segni ti fai prendere dall'emozione anche. È come il primo gol che rivedo l'esultanza, mi viene ancora da ridere. Sì, ho visto. Ho detto, madonna. Proprio... Sembravo Tardelli, proprio impazzito. Vabbè, dai, un gesto che ti verrebbe facile ricordare, non lo so, boh. Che ti dico? Pensateci pure voi. Io c'ho un suggerimento. Allora, visto che c'è, tanto prima o poi qualcuno doveva chiedertelo, c'è questa gag che tu ti chiami Sir Nicola perché è un errore di traduzione dall'inglese dei tuoi avi che sono passati prima o poi per l'Inghilterra. E quindi per chiamare... questa roba è appurata. No. Per chiamare un tale Nicola... Sir Nicola, no, sì. Era così, e poi è diventato Sir Nicola, quindi se, cioè, tu sei un sir, ce l'hanno scritto anche in chat, dicono ma sei un sir, se no, c'è questa gag... Non fa ridere. È un sir, come un nome proprio col sì, sir. Sì, no? Sì, no, ho capito. Qui puoi fare una roba tipo, non so, questo... Un colletto. Sir. Bella. Così. Bella. Cioè, così saresti molto autoironico. Potresti però... fare il celebration creator. Quindi come sarebbe così, che mi sistema il colletto? Ma quest'anno abbiamo pure col colletto, cioè abbiamo il colletto, quindi... Ah, perfetto, hai così. Così la maglia della crema è perfetta. Se ti casa puoi fare questa, vabbè, abbiamo deciso noi, scusami. Ma ok, che simpatico, ti chiedono. Sì, bravissimo, mamma mia, ride tutto il giorno. Come ride tutto il giorno? No, è un ragazzo proprio squisito, bravissimo, sempre col sorriso, no, l'apprezzo tantissimo. Anche Dessers voglio sapere che tipo è. No, che ti ha fatto l'assist, tra... quello è un assist. Di... Siamo vicini a tavola, in qualche modo ci capiamo, un po' in inglese, un po' in italiano, sta imparando. E anche lui è bravissimo, mamma mia. Ma ti chiedo, è forte? No, sai perché? Perché sì, sì. È capitato, cioè le prestazioni belle, quella a Firenze, mi ricordo, sono capitate nella settimana prima delle aste del fantacalcio. È esploso! Esploso, è vero. Io l'ho preso al fantacalcio, quindi ma tu l'hai preso? Sì, sì, quando ho segnato io ho fatto gol io e assist di Dessere di... che mi ha fatto la sponda, quindi gli ho detto la sponda, gli è arrivata una bomba addosso. Fatto... Vabbè, dai, gli hanno dato assist, quindi ti hai nella tua squadra tu? Sì. E lui gli rompi le balle quando siete a tavola insieme, gli dici io prima della Lazio gli ho detto fammi un gol, dai. Gli ho detto fammi un gol, qualcosa. Bella anche questa cosa che è a tavola con Dessers, così primo, secondo e Dessers. Lascia stare. Allora, dicevo, no, sai cosa? Che poi per voi è più facile perché sapete se giocate o meno. Quindi sì, tante volte noi mettiamo la formazione al venerdì. Al buio. Al buio senza sapere sì, se giocherà Sir Nicola o no. Tu lo sai invece. Diciamo che il mister ce lo tiene, ci dice la formazione poco prima, quindi... Quando ve lo dice? Che è una cosa che non si capisce mai. C'è un calciatore quando sa la formazione? Diciamo, ma ogni allenatore è diverso. Cioè, magari c'è chi te la dice, ti faccio l'esempio, l'anno scorso noi veramente la sapevamo prima del riscaldamento con Pecchia e quest'anno magari la sappiamo, quindi, non so, magari durante la riunione la mattina facciamo una riunione, ci dice la formazione. O... non lo so, cambia sempre il mister, non c'è un momento. Non si va pre 24 ore, cioè più o meno è una roba delle ultime 24 ore. Più o meno sai se te l'aspetti o meno di giocare, com'è la situazione. Poi... però ti dico, ogni allenatore è diverso. Allora, Barso, vai. 15ª giornata, la prima partita della giornata sarà Empoli-Cremonese. Vedrai Sir Nicola a fine riscaldamento che se scopre non gioca, oppure prima, poco prima, prende il telefono e si toglie dalla formazione. Ah, perché è la prima partita. È la prima. Ah, è la prima. È la prima. Quindi... rientro, mi tolgo subito proprio. Ma ti sei messo mai in panchina per qualcun altro? No. Cioè, tu sempre titolare, poi. Sì, a prescindere. Sì. È una soddisfazione stare nel fantacalcio, quindi. Sì, beh, lo immagino, ma non è un po' sfuggita di mano sta cosa del fantacalcio? Anche adesso tu, per strada non ti dicono, oh, fantacalcio, mi raccomando. Sì, ci sono dei tuoi colleghi. Magari su Instagram, ma anche i miei amici mi rompono sempre, formazioni, dici qualcosa, sai qualcosa, qualche novità, e dico, ma che vi dico? Che
Senza che noi ci chiedono, facciamo i suggerimenti, ma chiaramente sbagliamo sempre, perché non è che... Ma parla per te, che vuoi. E invece, non lo so, per dirti altre robe cavolate da bambini, cioè bambini, no, ai videogiochi o all'album delle figurine, cioè sì. Prendi quando giochi videogame o se ti esce la tua figurina nelle bustine, boh. No, di questo non mi importa più di tanto. Magari sì, su FIFA mi piace vedere quanto mi hanno dato, se sono migliorato negli anni, però figurine non mi interessano, ecco. Juricic ci aveva raccontato che si prendeva a FIFA e si cambiava i valori, metteva tutti 99. Ma buona mossa. Fabio Castaldi, volevo chiedere a Leo quando entri allo Zini per giocare, se sente il calore che trasmette la tifoseria, se si carica così, se per te è un elemento, aggiungo io in generale, o se sei abbastanza freddo invece, un po' a prescindere dal campo. Ma ti dico, sono uno abbastanza freddo che non si fa prendere troppo dalle emozioni, sia in campo, da quello che succede. Cerco di rimanere il più tranquillo possibile, però è una cosa che mi piace molto, quando c'è l'entrata in campo, che andiamo a salutare la curva, e la sento quel brivido giusto che mi dà la carica per la partita. Ecco. Non si direbbe, ma abbiamo la stessa età, e una cosa che mi è venuta in mente, perché comunque ormai no, abbiamo fatto un po' di anni che facciamo quello che facciamo nella nostra vita, quando ha capito che sarebbe diventato un calciatore? Cioè, qual è il momento in cui ti sei detto, oh, posso farlo, diventerò un calciatore? Anche perché hai tantissime presenze tra i professionisti, ho visto. Cioè... Sì. Sì, ma ti dico, ho un carattere, diciamo, molto testardo, perché fin da piccolo, magari sono stato nei settori giovanili della Lazio, della Roma, e ho visto tanti ragazzi veramente bravi, anche più bravi di me forse. Però ti dico, cioè, avevo sempre la mentalità che dicevo in qualche modo arrivo, e magari finivo l'allenamento, non ero soddisfatto, andavo a casa, mi allenavo da solo. Cioè, sono uno che lavora tantissimo, e quindi diciamo che dentro di me l'ho sempre un po' sentita la cosa che in qualche modo sarei arrivato. Ci sono stati momenti difficilissimi che grazie alla mia famiglia veramente ho superato, e quindi niente, diciamo che è sempre stato il mio sogno. Magari quando ho fatto l'esordio in Serie B a 18 anni, là è stata qualcosa che ho detto, il primo traguardo raggiunto. Ci siamo, forse lì a 18 anni. Ma sta venendo tanto fuori questa cosa, cioè sempre più calciatori ci dicono, guardate che non è una cosa metafisica, cioè io semplicemente ci credevo tantissimo, molto più degli altri. È una cosa che è di narrativa molto recente questa, del ci ho creduto più degli altri. Cioè, prima la narrativa era un po' sono più forte, sono nato più forte, era un po' più sul talento. Sì. Adesso no. Questa cosa è ormai accettata. Voi ne parlate tra di voi, vi dite, oh, ma io ci ho giocato negli allievi con quello che era un fenomeno, però non è arrivato? Certo. Quanti ne ho visti, bravi. Cioè, ti faccio l'esempio alla Roma, il primo anno eravamo in 40, hanno fatto due squadre. Giocavamo neanche a 7, giocavamo, e c'erano comunque 40 ragazzi di Roma selezionati tra i più bravi, e quindi ne ho visti mille bravi, però se non hai quella voglia, quella capacità di migliorarti sempre, secondo me non hai una strada lunga, ecco, io la vedo in questo modo. Ce n'è uno fortissimo che hai visto, non so, magari in primavera, che però... C'è uno in particolare che ti viene, adesso senza diventare... Ah, sì, no, ti dico, uno dei miei migliori amici, il primo che mi è venuto, si chiama Francesco Dorsi, gioca a Ravenna, gli auguro il meglio, perché secondo me veramente può ancora ambire a giocare in categorie più alte, perché è veramente ragazzo d'oro, fortissimo, quindi gli auguro il meglio, ecco. Barça, abbiamo un minuto, perché poi deve andare a fare allenamento. Un minuto. Dai, un po' di recupero, poi vediamo. Che cosa... Come ci pensavo avessi la domanda. No! Pensavo fosse una premessa per fare la domanda. Come ci salutiamo?
come finiamo, come vuoi finire questa intervista? Innanzitutto così, mi si sta molto... Vai, gli è entrato. Va bene, riassumiamo due cose, le cose importanti okay. che sono venute fuori. Allora, prossimo gol, esultanza così. Ecco, se fai la super flash dici perché, spieghi, ti chiederà Orazio comando, Alessio e Giuseppe. Come mai è risultato così? Perché sono un sir, devi dire. Un sir, va bene. Sir Adidas Talks. E poi l'altra è, se arrivi a 5 gol, gli facciamo conoscere Alexander Arnold. Tutti d'accordo? Sarebbe un sogno, sarebbe. Facciamo un sogno addirittura. Ma guarda che andiamo a cena, dai. Facciamo cena e andiamo a conoscere Alexander Arnold da lì. Cioè, saliamo in aereo con ma con mi piace che poi ne parla come un sogno, ma tu andiamo lì, sei lì lo so, però veramente tra l'altro lui ha smesso di difendere, guardo tutte le situazioni, cioè veramente il mio idolo. Ma hai visto che non difende più? No, vero, fa in Inghilterra non difende mai, 15 assist a stagione, no, qualcosa di incredibile, mamma mia. Ma tu glielo dici ad Alvini, voglio fare come lui? No. Lo dice Ale. Grazie. Ciao Leo, grazie Leo. Grazie a tutti ragazzi. Grazie. Buon allenamento. Ciao. Stiamo chiudendo? No, adesso non so come funzioni. Nessuno ci ha detto come c'è finisce. Un po' di respiro. Sai c'è un po' devi vi è piaciuto? Vi è piaciuto, raga? Ci scrivete in chat se vi è piaciuto. Impressioni di Leonardo? No, super. Li fa 5 gol? Non li fa? Perché Nicola possiamo chiudere? Ma noi resteremo qua. C'è Nicola che ci dice dalla regia: potete chiudere quando volete, ma voi volete che chiudiamo? Sentiamo giusto un feedback dai ragazzi. Facciamo questo esperimento: sentiamo un feedback dai ragazzi su YouTube. Ci dite un po' come vi è sembrato. Quanto vi ha convinto a metterlo al fantacalcio? Mi è piaciuto che questa cosa è Alexander Arnold. È spenta. Ma voi la maglia guarda che la guarda tutte le mattine. È il mio idolo, ma lui gioca in serie. Cioè, ancora non sei abituato al fatto che gioca in Serie A. Poi... Nicolò dice bellissimo e simpaticissimo, è pure un bel ragazzo, hai ragione. Sì, grande e simpatico, dice anche Fra. Perché poi loro quando giocano poi cambiano tante squadre e magari si trovano un anno che quella squadra raggiunge l'Europa e magari se lo trova contro. Capito. Lui adesso è in questo trip in cui... È la prima volta in Serie A e... Sì, diciamo lo santifica e... Sì, no, probabilmente la vive anche come un viaggio, capito? Poi chissà se ci rimani. Poi magari fai come il Paco Mazzocchi che ha fatto... Cioè, è arrivato bellissimo in Serie A. Ma l'avete visto come canta? No, l'avete sentito come canta? Sì, visto il video sentito. In nazionale? Stupendo. Ma ce l'abbiamo avuto qui, tra l'altro. Paco, tra l'altro, Leo è il 30 luglio. Il Paco invece è 27 luglio, non c'entra niente. Però no, due terzini, tutte e due destra e sinistra, il Paco Mazzocchi è arrivato in Serie A, che per sua stessa missione, dice, io manco, cioè, nel senso, sì, volevo arrivarci, però non è che pensavo arrivo in Serie A, con un Venezia che è arrivato in Serie A tramite i playoff, lui si è fatto espellere in finale dei playoff, non era proprio, dici, il fenomeno di quel Venezia. Sì, sì. Era un giocatore come l'altro, in una squadra che è arrivata in Serie A tramite i playoff, poi adesso in nazionale. Ma ringraziamo Nicolò per lo spunto di avergli chiesto di fare l'esultanza dedicata ad Azon Talks, che tra l'altro ha preso bene, quindi grande un po'. Fra dice ne può fare più di 10, già comprato e messo in formazione, lo metto tutte le volte, grande. Quindi abbiamo avuto Juricic, Mazzocchi, poi chi abbiamo avuto ad Azon Talks, tutti quelli di B Serie A, dice, Serie A chi? Basta, chi abbiamo avuto ancora? No, certo. Io ho memoria su queste cose. Il Paco. Il Sir. Tutti quelli dell'anno scorso. No, comunque, detto questo, Dazon Talks uno. Poi torna. Yulman, è vero. Morten. Juric, l'abbiamo detto. Prossima settimana ce ne sarà un altro. Perché... Tu sai già chi? C'è la sosta, ma non ci fermiamo. Io so chi. Tu no. Dai, ma perché sono sempre l'ultimo per le cose? Cosa ridi? Guarda, anche Mancoso, sì, no, però... Newman, bravo, certo. Sì, Mancoso in Serie B. Sì, ma in Serie B c'è anche domani, tra l'altro, la Serie B, ore 14, e quindi ci vediamo parlare... lì. Non sono io, forse ci sei tu. No, non lo so. Chi lo sa? Comunque domani, ci vediamo domani. C'è Fantaradar, non c'è Fantaradar, non c'è Fantaradar, c'è la pausa, c'è la sosta, non c'è Fantaradar, c'è Dazon Talks Serie B domani, sta diventando una cosa brutta, e quindi... Ma non è vero, vi ringraziamo, grazie mille. Aspetta, perché quelli che si sono collegati ora dicono, come facciamo a rivederla? Va sull'app!
Questa da Son Talks va sull'app. Ci vediamo sull'app. Tutta. Con chi? Spoiler, settimana prossima. Non te lo dico. Vi dico solo che è una squadra che ha vinto l'ultima giornata di campionato inaspettatamente. Che tanto ce ne sono tante perché... Buonanotte! Ciao! Grazie ragazzi!